Infatti. Questa qui è la chiesa dove cantiamo. Rimbomba, eh? Molto, molto. Tanto vinceremo. Vinceremo noi, cioè è inutile. Messaggio dalla regia, sono leggiamo, lo faremo vedere. Se l'Anna si muove. Ciao! Guardate, questo messaggio dalla regia. Non si legge. Non si legge. Ecco, dice, voi vincerete. Messo. Possiamo provare a dirci quando la disposizione. Quindi siamo insieme da qualche mese, abbiamo preparato due pezzi. Iniziamo noi con il brano a cappella, è un brano di Tayo Cruz, si chiama Dynamite. Il fatto che iniziamo a cappella, quindi vi prego di, per il primo brano, insomma, di fare silenzio in un arrangiamento particolare che forse voi più giovani conoscono, che è quello delle Simorelli Band.
Senti la prima volta, la sola volta. Non l'ha detto. Andiamo ragazzi! Io fam! Mission accomplished! Cioè, se non hanno messo la camicetta con i lustrini, tu vorrei riciclato. E non avevano questi. Stonato tutto, anche da. Dai, dovevamo arrivare i primi, su. Noi siamo per tutti, siamo arrivati primi. Noi siamo arrivati solo per la gente. Anche per i vincitori siamo arrivati primi. Alla salumeria! Vado a cercare colonna. Barbara, su, per una volta non puoi dire cose intelligenti. Chi è che guarderà questo video? Tutti! No, mi state guardando in questo momento? Vi dico di spegnere, perché non è io, la Soraya, io alla svegliata Valencia, poi là dietro la super fan, ma io c'era Barbara. Oddio, che bella. Allora, posso fare l'intervista? Siamo qui per commentare come è andato. Siamo verissimo in famiglia, verissimo in famiglia. A commentare come è andato oggi il coro. Vediamola, Giulia Vivian, cosa ne pensa? Beh, no, la anzi, facciamo grande. Che si chiama Sonia, così non sappiamo i nomi. Sonia! Forza, Sonia! È stata una cazzata. Passiamo a Rebecca. Genoveffa. Ora passiamo a Ughina. Vai, Ughina. Ginepra. Dimmi, chiamo Paoluccia. Paoluccia. Secondo me, allora, io sono Paoluccia. Sono fiera del mio nome. Sono fierissima. E sono figlia di Perry Lorrit.
L'ornitura. Lei come si chiama? Limoncina. Limoncina. No, Sonia, riprende anche questa. Ma il mio fidanzato, sai, il limoncello è rimasto a casa. Bene, cos'è che devo dire? Il tuo parere su questa. Meritavamo di arrivare terzi perché eravamo molto più bravi di quelli che sono arrivati secondi. Avete capito? Se ci sentivate anche primi, potevamo arrivare. Avete capito? Avete capito? No. Mi stanno intervistando. Opinione. Saremmo dovuti arrivare primi perché abbiamo avuto il numero maggiore di applausi. Lo sentirò per lei. Dopo. Il terzo posto è stato. Avete sentito gli applausi? Abbiamo ricevuto gli applausi più di chiunque altro. Però dobbiamo ringraziare una persona speciale. Dobbiamo ringraziare una persona speciale. Grazie, prof. Dietro per la macchina fotografica. Madonna. Che bello. Ella, ella, ella. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. Nice warm bed. You just remember.